Insurance Nuove Opportunità, sezione 10. Uno degli effetti più avvincenti, causa ed effetto dell'InsurTech è l'Open Insurance, ovvero la capacità di player assicurativi di collaborare e integrarsi con player non assicurativi per vendere prodotti al consumatore finale. Se in Italia 12 mesi fa c'erano 60 player non assicurativi che vendevano prodotti alla propria customer base, oggi sono 120. L'Open Insurance, oltre ad essere un'opportunità, richiede la risoluzione di una serie di problemi: integrazione dei dati, la normativa, la usability, il customer journey. È proprio attorno a questi temi che si svolgerà il dibattito della prossima sessione. Buona visione. Eccoci e benvenuti alla seconda edizione dell'InsurTech Summit. Oggi siamo nell'ambito della sessione Open Insurance e provo a raccontarvi qualcosa di quelle che sono le nuove opportunità nell'ambito della distribuzione. Il caso Iolo, partirei da lì, quindi sicuramente noi come Iolo abbiamo cercato di un po' anticipare questi trend della distribuzione, come molte compagnie chiamano alternativa o anche altre complementare rispetto ai canali tradizionali, è un qualcosa che si poteva ipotizzare che sicuramente la crisi sanitaria, la pandemia, come tutti diciamo, ha accelerato. Quindi c'è questa ricerca di soddisfare esigenze nuove da parte di consumatori che sono sempre più digitali anche nel comparto assicurativo. Non che ci sia una domanda pazzesca di polizze da parte dei consumatori italiani, quello ancora non si è evoluto molto, però diciamo che le compagnie stanno cercando di capire come andare a sfruttare questo nuovo trend per provare a incrementare la penetrazione delle polizze assicurative che sappiamo in Italia essere ben al di sotto di quelle che sono le medie europee. Noi siamo partiti da un approccio molto chiaro, sin dall'inizio della costituzione della società. Abbiamo creduto da subito alla necessità di sviluppare un sistema di partnership per poter avere successo in un mercato abbastanza, diciamo, solido da un punto di vista di presenza di attori significativi e nello stesso tempo un mercato con necessità di innovare velocemente. Le cose da soli si fa fatica a fare, quindi il concetto delle partnership, sin dalla costituzione della società, è stato alla base della nostra strategia. Lo vediamo in due casi, sia per ciò che riguarda la struttura societaria. Iolo, infatti, è nata dall'inizio con difficoltà, evidentemente, perché ha voluto mettere insieme come investitori, soggetti finanziari, quindi venture capital, e soggetti industriali. E spesso gli interessi sono un po' divergenti. Sin dall'inizio ci abbiamo provato a farli convergere, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto entrare quindi i primi azionisti nel lontano 17, man mano che siamo cresciuti anche come risultati, abbiamo fatto entrare altri azionisti, sempre andandoli a ricercare con ruoli diversi, quindi complementari a quelli già presenti, in modo da poter veramente ragionare come una public company. Ovviamente non è quotata, ma l'approccio è lo stesso, in modo da avere un supporto da parte dei diversi partner. Da poco abbiamo concluso un altro inserimento molto importante, come avrete avuto modo di vedere, il gruppo Generali, attraverso Generali Italia, è entrata nel capitale di Iolo con un ruolo evidentemente sia finanziario che industriale. Questo va ulteriormente ad arricchire quella che è la nostra posizione sul mercato, soprattutto quelle che sono le competenze, quelle che sono le opportunità di andare veramente a creare un'innovazione nell'offerta e nella distribuzione la stessa.
Quindi dicevo, da entrambi i lati o da due parti noi siamo stati, diciamo, attenti a creare il concetto delle relazioni con i partnership. Vi ho detto la parte societaria, sulla parte, diciamo, industriale e quindi commerciale abbiamo avuto lo stesso approccio. Su questa slide è brevemente rappresentato un po' quello che è il modello di business di Iolo. Quindi Iolo, come sapete, è sia un enabler tecnologico che un broker, e grazie a questo si può rivolgere a quelli che sono i principali partner distributivi, che sono a loro volta le compagnie assicurative, sono le banche, importantissima la Digital Bank Assurance, sono tutti gli altri player con grandi customer base, che hanno bisogno di valorizzare le loro customer base. Con cosa? Con dei prodotti assicurativi, magari appunto digitali, i cosiddetti prodotti on demand, che possono avvicinare nuovi clienti al mercato assicurativo, per poi dopo magari lavorare in una logica di cross selling e upselling, andando quindi a creare veramente quell'incremento nella penetrazione dei prodotti assicurativi anche nel nostro mercato. Quindi questo è il modello che verte quindi veramente sulla definizione di accordi di lungo periodo con partner distributivi. Cosa abbiamo fatto? Qui c'è una breve sintesi, un tentativo di rappresentare un concetto di open insurance applicato appunto al caso Iolo, dove abbiamo nella parte alta i partner che ci aiutano a sviluppare l'offerta e quindi a completare quella che è la proposizione al mercato. Nella parte sotto abbiamo i clienti, partner anch'essi, con i quali ovviamente abbiamo una relazione diversa, e vedete i settori, si va dal settore bancario, che è sicuramente quello per noi prioritario, perché crediamo fortemente nella capacità delle banche di gestire la relazione con i propri clienti. Oramai tutte le banche hanno un approccio digitale ai clienti, e quindi la possibilità di andare a integrarsi nei loro canali di vendita anche con prodotti assicurativi attraverso e la nostra piattaforma e gli accordi che vedete sopra con i vari partner, crediamo sia di grande importanza. Dopodiché abbiamo anche gli altri partner o retail o corporate, tutti con grandi customer base, dove grazie al fatto che siamo anche broker possiamo aiutarli a distribuire senza richiedere a loro di assumere ai fini di compliance particolari configurazioni. Questo è tutto, caso appunto che consideriamo di open insurance, avviato prima della pandemia, accelerato dalla pandemia. Grazie. Hi there, this is Yuri Poletto. I am a partner of the Italian InsurTech Association and the founder of the Open and Embedded Insurance Observatory. And today I want to talk about open and embedded insurance. What is open insurance and why we are talking about open insurance today? Over the last couple of years, open and embedded insurance have become two very popular concepts. And in the midst of such a big content production, I happen to see open insurance confused with open innovation, or defined as a cool way to talk about bank assurance, or degraded to a sub-product of open banking. Open insurance is neither a lexical expedient nor a temporary trend. Indeed, it is such a relevant business phenomenon that EIOPA, the European Insurance and Occupational Pensions Authority, launched a public consultation and released a position paper on open insurance. In its position paper, EIOPA provides the most exhaustive definition of open insurance so far, defining it as accessing and sharing consumers' insurance service-related data between insurers, intermediaries, or third parties to build applications and services. In defining the scope of the Open and Embedded Insurance Observatory, we got inspired by the EIOPA definition. At the observatory, we analyze any solution based on the access and share of insurance-related data and capabilities, usually via API,
to enable data-driven insurance solutions and to make insurance a feature of a non-insurance product or service. So let's start limiting the playing field. When we talk about open insurance, we talk about shared data and shared capabilities. Actually, assessing external data and integrating insurance services into non-insurance products or services are activities that insurers have been doing for a long time. So nothing new so far. So why are we talking about open insurance today? Let's start from the first element, shared data. If the last century was the century of consumer goods, the century we live in is the century of data. We have not stopped producing consumer goods, of course, but if in the last century the dominant companies were those involved in the production or consumption of consumer goods, today, the dominant companies are those that, better than others, build value from data. By early 2020, mankind had produced approximately 44 zettabytes of data, or 44,000 billions of billions of bytes. And over 90% of those data had been produced in the last 5 years. The insurance industry, as we all know, is a data-intensive industry. But the business logic and the IT systems that support them have been conceived and designed to use an almost unchanged set of historical data. The result is that by not fully exploiting the potential of the available data, insurers have only a limited knowledge about the risks they insure or have the opportunity to insure. Furthermore, when faced with risks not supported by historical data, insurers raise the risk aversion threshold, losing the opportunity to create new markets and therefore giving up significant growth opportunities. During my career as an insurance innovation advisor, I have had several opportunities to advise my clients on the immense opportunity represented for them by new data and how to build value from them. Recently, during the interviews conducted with Accenture to make the first picture of open insurance in Italy, it emerged that only a tiny share of the over 40 organizations interviewed, for example, are leveraging on the open banking opportunity by actively using open banking data. This is an enormous opportunity to improve the knowledge of clients with qualified financial data that insurers are giving away. If open banking is a compliance-driven business phenomenon, open insurance is a market-driven business phenomenon, driven by the enormous opportunity for insurers to exploit the potential of the available data to perform their core processes more efficiently and to create new markets. Two companies that are at the forefront in enabling open insurance data solutions are Yapily and Plunk. Yapily is a technology company providing an infrastructure layer that connects to thousands of banks using secure open APIs. Yapily enables companies to build fairer and better financial services for all through open banking. And particularly, it enables open insurance by using open banking data to deliver banking consumers insurance offerings at the time of need. Plunk is an insurance data platform built to enable insurers to instantly and accurately underwrite any business. Plunk's technology platform aggregates and mines large data sets, using AI to automatically generate and deliver key insights customized to the underwriting process. The result is an underwriting process with greater insurer visibility into risk factors, leading to improved bottom and top lines of insurers' balance sheet. The second core element of open insurance are shared capabilities. The growing digitalization that is changing the DNA of all industries, from e-commerce to prop tech, from fintech to tourism to automotive, is making it easier, faster, and cheaper than ever before for non-financial companies to offer financial services to their clients. As perfectly articulated by Matthew Harris, partner of Bain Capital Ventures in a recent post, financial capabilities
are becoming a native element of the technology and business model toolbox of modern digital companies. In the mid-90s, we witnessed the beginning of the commercial use of the internet. Initially, we used the internet by developing online versions of existing businesses. And then that evolved into building new services and new markets that have in connectivity the core ingredient. The cloud followed with a similar path. Initially, software companies made their software accessible from the internet. And then they changed the rules of the game by rebuilding their applications as web native. In a completely similar way, we initially used the mobile by making websites built for desktop accessible also from mobile. And then we moved on creating new services, think to the apps, that have the core ingredient in mobile. This toolbox, consisting of the internet, cloud, and mobile, is enabling us to transform traditional financial services into digital services. Now we are witnessing a new evolutionary step with financial services moving from a business model in their own into the fourth element of the toolbox. Financial capabilities such as payments, lending, and insurance are getting combined with connectivity, intelligence, and ubiquity, that is internet, cloud, and mobile, as the fourth element of the toolbox with which new companies and new markets can be created. Payment services have been the first to evolve. Think that Shopify, a $36 billion software company that helps small businesses go online and build their websites. Today, Shopify sees revenues from digital payments, which is theoretically not their core business, as its main source of revenue. After payments, it was the turn of other traditional banking services like lending. And now it's time for insurance. Companies like Boost, CoverGenius, Wacom offer their technology, capital, compliance, licensing layers that allow innovative companies from any industry to build, embed, and manage insurance programs. So what we should expect next? In his aforementioned blog post, Matthew Harris estimated that 40% of the payment industry will move to an embedded model, and that insurance has the potential to see up to 20% of its business moving to embedded. With the potential to draw a new landscape across insurance, technology, data aggregation, data intelligence, and analytics, and potentially every market where insurance can add value to the core offering, we believe that every founder, every investor, executive and leadership team member of insurance, B2B and B2C digital companies should look at open and embedded insurance with big interest to figure out how to leverage on shared data and shared capabilities to build a durable competitive advantage for their organizations. Thank you very much for your attention. Hope to see you soon. Bye. Seguendo le indicazioni dell'Italia InsurTech Association, facendo sistema, lavorando sulle competenze, lavorando sulla sperimentazione, aumentando le collaborazioni con il mercato globale, ma soprattutto aumentando la magnitudo degli investimenti. Signori, mettiamoci 1-0 o forse 2-0 in più. Incentivando, defiscalizzando. L'azione innovativa delle imprese e delle singole imprese è uno dei driver, l'altro driver è fare cultura. Lasciare un pochettino più da parte le voci burocratizzate. Competenze, competenze, competenze. Immettendo capitali. C'è bisogno di un cambio culturale. Prendendo più rischi. Sostenendo e promuovendo startup innovative che nascono proprio per sperimentare.
C'è sicuramente un tema di funding. Un salto di natura culturale. Guardando dei bei esempi, guardando fuori, aprendoci la mente da un lato e quindi guardare chi dei paesi è leader in questo campo, ma dall'altra parte sicuramente guardando anche all'interno del paese nella creatività che c'è negli italiani e sfruttando questo aspetto che è molto importante. Però c'è un altro aspetto fondamentale e sul quale anche gli italiani sono molto bravi, è la comunicazione che crea la fiducia reciproca tra i cittadini, tra le compagnie e tra il sistema intero. Fare sistema è una cosa molto molto difficile in Italia, dove bisogna mettere da parte le gelosie, mettere da parte gli interessi tattici per veramente costruire il futuro di questo paese e di questa imprenditorialità. L'innovazione oggi è collaborazione. Viviamo un'epoca bellissima sotto questo punto di vista, perché le aziende si stanno aprendo appunto un paradigma open, esponendo dati e servizi per integrazione e collaborazione con partner e altre aziende. È il caso ad esempio di tutta la tematica del traceability nel retail, è tutta la tematica della smart mobility, delle smart city, degli open data. La stessa cosa sta chiaramente avvenendo nel settore assicurativo e bancario. L'open banking, per primo, ha aperto i dati e i servizi delle banche a tutta quella che è l'esplosione dell'ecosistema fintech e quindi nuove realtà che in modo creativo integrano i servizi delle banche per creare nuove proposizioni a valore aggiunto. La stessa cosa sta avvenendo sempre di più nel settore assicurativo, dove le assicurazioni creano ed espongono dati e servizi in quello che è il paradigma open insurance che si sta anche strutturando a livello europeo come standard di settore. Le compagnie, appunto, stanno costruendo in questi anni, e tutte vediamo stanno costruendo in questi anni, delle piattaforme che vanno ad appoggiarsi sopra i sistemi interni tradizionali per creare quindi uno strato che esponga i dati e i servizi in maniera semplice e sicura per aprirsi quindi alle partnership e al mondo dell'omnicanalità. Stanno razionalizzando i propri servizi, le proprie proposizioni, i propri processi in mattoncini riutilizzabili, scalabili, evolvibili, e stanno permettendo di esporre dati in tempo reale H24 7 su 7. Tutto questo serve a colmare, diciamo, quel digital gap tra quindi sistemi interni e tutta quella che è l'omnicanalità, le partnership e tutte le sfide business del settore assicurativo. Facendo un passo indietro però, proviamo a fare uno zoom out. Le compagnie stanno lavorando a costruire la loro piattaforma, ma allo stesso tempo la stessa cosa la stanno facendo tutte le altre aziende, come dicevamo, in tutti i settori. Nascono così quindi questi ecosistemi di cui parlavo prima, in cui le piattaforme di ogni azienda e di ogni compagnia dialogano, parlano e si vanno a integrare in modo sinergico con le piattaforme delle altre realtà. La compagnia assicurativa sta facendo la sua piattaforma, la banca sta facendo la sua piattaforma e nasce così la banca assicurazione, ma anche altre big corporate stanno facendo la loro piattaforma e quindi nascono integrazioni, non so, sulle polizze collettive. E allo stesso modo la compagnia va ad agganciare i servizi di altre piattaforme, data provider, IoT provider, e questo ecosistema cresce sempre di più con l'agganciarsi di altre aziende, altri ecosistemi. E questo è il bello della nostra epoca, quindi la capacità di avere creatività oggi permette di costruire nuovi ecosistemi a valore aggiunto, attingendo dalle varie aziende e costruendo piattaforme nuove. Torniamo un attimo alla nostra compagnia, quindi si sta focalizzando e abbiamo visto si stanno costruendo tutte la propria piattaforma. Chiaramente ci sono oggi delle sfide che le compagnie stanno affrontando e stanno cercando di superare. Quindi l'aprirsi vuol dire tematiche di sicurezza, tematiche di scalabilità dei sistemi. L'aprirsi, aprire dati e servizi porta a tematiche appunto di gestione dei dati, perché i dati sono distribuiti nei vari sistemi gestionali sottostanti e quindi c'è una difficoltà a volte nell'integrazione, quindi una lentezza e dei costi alti di integrazione. Le tematiche quindi di integrazione cloud portano anche tutte questioni e sfide dal punto di vista di competenze all'interno dell'IT e del business dell'azienda.
Mia Platform che cosa fa? Mia Platform oggi accompagna le aziende in tutti i settori, e in particolare siamo esperti nel settore assicurativo e quindi accompagniamo le compagnie assicurative a costruire la loro piattaforma, appunto API per esporre facilmente dati e servizi, ad aggregare i dati provenienti dai sistemi sottostanti e a costruire mattoncini come fossero mattoncini Lego di processi e servizi da poter velocemente aggregare insieme ed esporre ai partner e alle aziende di questo ecosistema. La bontà della nostra proposta, si vede, viene certificata dai numeri. Siamo una delle aziende a più rapida crescita a livello europeo, siamo nella top 10 delle aziende IT a più rapida crescita a livello europeo. Analisti hanno studiato i nostri casi valutandoli con bontà, e quindi il Politecnico di Milano ha studiato i nostri casi. Gartner ci ha citato già in diversi report e siamo stati nominati Cool Vendor quest'anno proprio in questo genere di tecnologia e architettura. Ma la cosa che certifica ancora di più la bontà della nostra proposta sono, la testimonianza viva delle piattaforme realizzate dai nostri clienti con il nostro contributo. E quindi la piattaforma, ad esempio, di Cattolica Assicurazioni, dove tutti i servizi digitali sono realizzati in questo modo, e la piattaforma invece di Helvetia, che invece è partita più dall'esposizione di dati in tempo reale e da lì arricchito con tutti i propri servizi. Per cui oggi l'innovazione è proprio questo: costruire ecosistemi e sempre di più aprire dati e servizi per un mondo innovativo e creativo. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Michele Romagnoli, CEO e co-founder di TiAssisto24. Con TiAssisto24 abbiamo realizzato quella che abbiamo definito una driver services platform, ovvero una piattaforma in grado di mettere a disposizione delle grandi realtà del settore insurance, ma anche automotive, una serie di microservizi che permettono di rendere la vita facile al driver. Vediamo cosa abbiamo realizzato. Il nostro asset principale è appunto una piattaforma che aggrega tutte le tecnologie importanti che fanno assemblare questi microservizi in modo tale da poter accogliere da un lato dei service partner, appunto, e dall'altro lato distribuirli sia direttamente al mercato consumer attraverso delle UI, ad esempio la nostra app di TiAssisto24 per il mondo B2C, ma in particolar modo attraverso la nostra infrastruttura API permette l'integrazione di questi microservizi all'interno delle piattaforme B2B delle corporate, che ovviamente attraverso i loro front-end raggiungono e arricchiscono la propria offerta ai propri clienti driver. L'innovazione che a mio avviso emerge da questa nostra esperienza è data proprio dal fatto di sfruttare l'esperienza che abbiamo maturato nel corso degli anni attorno ai microservizi della mobilità di fatto e renderli disponibili in modo veloce e rapido con le più innovative tecnologie anche a grandi player appunto del settore insurance ed automotive. Questo infatti è possibile perché da un lato abbiamo organizzato i servizi all'interno di questo macro mondo, che appunto è il mondo di Google Cloud Platform, che ci permette una grande scalabilità, e dall'altro lato abbiamo
creato l'infrastruttura API, che quindi con una logica RESTful e con gli standard OpenAPI più diffusi, quindi ci permette di essere allineati in modo estremamente rapido e veloce appunto con tutte le infrastrutture dei nostri partner. E in ultimo abbiamo iniziato ad utilizzare le nuove tecnologie legate all'intelligenza artificiale e machine learning per automatizzare più possibile i processi. Ma vediamo subito qual è la nostra killer application, quella che oggi ci sta, è un po' l'esempio di quello che vi ho raccontato, ovvero il Ponte 24, cioè un algoritmo basato su intelligenza artificiale, appunto supportato anche da una rete di esperti, che valuta se una multa è legittima o meno. Oggi l'applicazione viene usata regolarmente da Rag Italia e dalla Federazione Motociclistica Italiana e a breve, nei prossimi mesi, vedrà anche la sua presenza all'interno dell'ecosistema Telepass. Ma vediamo come funziona. Molto semplice, quindi basta scattare la foto alla multa. Il bot aiuta in modo estremamente rapido e puntuale la conferma dei dati, appunto, con il nostro assistente virtuale Elliot. Si ottiene uno scoring, quindi una possibilità di quale possibilità c'è di vittoria in caso di ricorso, e appunto poi dare l'opportunità all'utente di poter scegliere appunto se pagare o contestare la multa. Ecco, questo è un esempio proprio estremamente chiaro di come è possibile creare dei microservizi end-to-end finiti, pronti da poter essere poi integrati in piattaforme estremamente più grandi. L'altro servizio che stiamo invece lanciando in queste ultime settimane si chiama MemoDoc 24, che ha l'obiettivo di facilitare l'uso di tutti i documenti legati alla mobilità, ad esempio libretto circolazione, patente, contratti assicurativi, permessi ZTL, certificati di revisione, che sono poi per l'utente finale più un problema di archiviazione e di gestione che non altro, e renderli invece dei documenti tra parlanti in qualche modo, cioè dai quali praticamente noi andiamo ad automatizzare l'analisi dei contenuti. Perché? Perché aiuta ad avere una profilazione dell'utente il più approfondita possibile, appunto sempre grazie all'esperienza che stiamo avendo con il Ponte 24, quindi con l'intelligenza artificiale e machine learning, per appunto poi dare la possibilità ai partner di costruire proposte e prodotti sempre più tailor-made. Chi siamo? Il nostro team è un team senior, insomma abbiamo più di 20 anni di esperienza sia nel settore automotive che insurance, e siamo supportati da due advisor di eccellenza come l'ingegner Razzelli e il dottor Luca Mentuccia, insomma non hanno bisogno di presentazione. Questo è cosa ci ha permesso in qualche modo di avere dei numeri importanti in un settore abbastanza difficile, ovvero oggi gestiamo lato B2C oltre 50.000 utenti, abbiamo oltre 47.000 veicoli perfettamente tipizzati con tutti i dati, abbiamo gestito oltre 5.000 multe, e anche nel settore automotive abbiamo raggiunto numeri importanti, perché abbiamo un network di 650 officine con un tool ben dedicato. Abbiamo ottenuto dei riconoscimenti dei quali sono estremamente orgoglioso, ovvero il nostro partner ARAG ha ottenuto un riconoscimento importante grazie appunto al servizio di Ponte 24, che è integrato nella loro offerta Check Multa, e siamo rientrati tra le 100 realtà leader nel settore InsurTech. Ma quello che insomma secondo me è più importante è far capire come lavorare per i grandi partner può dare grandi soddisfazioni, e questo voglio raccontarlo perché ad oggi noi nel settore insurance stiamo collaborando con realtà come ARAG, AXA Partners, Marsh, IMA Assistance, il settore automotive con Arval, Total, Sherwin-Williams e CSM360, fino ad arrivare al mondo della mobilità con la Federazione Motociclistica Italiana e a breve anche nel settore Telepass. Ecco, questo è tutto il mondo di Assisto 24, che ci ha permesso appunto di creare delle relazioni importantissime nel corso del tempo,
E vi ringrazio dell'attenzione e per avermi dato l'opportunità di raccontare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Grazie. Tesoro, senti un po', qui parlano di Bionic Agent. Che costume ha? Rosso e blu come Superman? O tutto nero come Batman? Nonna, ti pare che un Bionic Agent sia un supereroe? Oggi il 90% dei prodotti assicurativi sono distribuiti da professionisti, da intermediari. Ecco, il professionista che utilizza la tecnologia per amplificare la sua attività e farla al meglio viene definito Bionic Agent. In questo modo, sì, se vogliamo, è anche super. Super? Ma niente costume? Vabbè, in fondo l'abito non fa il monaco e nemmeno l'assicuratore. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Oggi presenterò Wacom ed in particolare la nostra vision su come l'assicurazione sarà integrata nei prodotti e nei servizi, anche attraverso due casi pratici. Wacom è una compagnia assicurativa dedicata alla creazione di soluzioni integrate su misura. È un assicuratore B2B, digitale, globale. È designata per tutti i tipi di distributori, assicurativi e non. In particolare intermediari, insurtech, rivenditori. Opera in marca bianca. La nostra piattaforma Play and Plug offre prodotti e servizi al 100% digitali. Permette ai nostri partner di progettare e distribuire rapidamente la loro soluzione assicurativa, perfettamente integrata nella strategia prodotto e nella customer journey. Wacom è la nuova normale del settore assicurativo, ovvero una cinghia di trasmissione digitale. È una fabbrica ed un negozio di prodotti assicurativi. A monte della catena del valore, dopo una ritenzione del rischio che varia a seconda del ramo assicurativo e della strategia assuntiva, il mercato dei capitali tradizionali e non fornisce supporto riassicurativo. A valle, gli intermediari assicurativi tradizionali e non commercializzano le nostre soluzioni spesso co-create, dove le marche convogliano al consumatore finale i prodotti assicurativi disegnati. È una solida compagnia assicurativa con uno sviluppo profittevole. Wacom è uno dei 20 maggiori assicuratori danni in Francia. Nel 2020 è stata inclusa nella classifica delle società a più alto tasso di crescita del Financial Times, risultando prima tra le 50 aziende con il maggior fatturato. Dal 2015 ha registrato un tasso di crescita annuale medio del 31%. Nel 2020 la raccolta premi è stata di 417 milioni di euro, di cui il 58% generati in 13 paesi europei. Il tasso di crescita delle vendite al di fuori della Francia è stato del 27%. Sono state siglate oltre 300 partnerships con più di 100 distributori ed intermediari assicurativi. Wacom è in grado di capire i nuovi comportamenti e i bisogni dei clienti. In particolare è in grado di offrire assicurazioni basate sull'uso al fine di migliorare la user experience adattando le coperture ai nuovi bisogni di un consumatore sempre più digital native. Allo stesso tempo è in grado di proporre assicurazioni tradizionali in grado di soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Infine offre anche assicurazioni parametriche per fornire una gestione automatizzata dei reclami senza la necessità di una dichiarazione formale di sinistro. Alcuni esempi delle nostre linee di business abbracciano quattro universi, in particolare la casa, la mobilità, le professioni, i viaggi ed il tempo libero. Il tutto nasce dalla consapevolezza che la società attraversa un'importante trasformazione, al quale il settore assicurativo deve adattarsi. Stiamo sperimentando tre importanti tendenze:
la digitalizzazione, l'avversione al rischio, la proprietà effimera. Il settore assicurativo deve quindi tenere il passo delle grandi marche dell'e-commerce, assumendo una dimensione globale. Deve crescere come ammortizzatore sociale, garantendo una protezione integrata, trasparente e seamless. Deve garantire processi più automatizzati alla luce dei micropremi conseguenti dall'economia della condivisione e dalla instant insurance. Il tutto significa una nuova realtà, dove la nuova normalità del settore assicurativo è rappresentata da una piattaforma prodotto. I nuovi canali di distribuzione hanno un importante impatto per tutti i soggetti interessati e si pongono come obiettivi principali quelli di migliorare sia la customer journey che la user experience. Le InsurTech stanno investendo molto in nuovi canali di distribuzione. Ad oggi la cifra ha superato i 23 miliardi di dollari. McKinsey stima che il 30% dell'attività economica mondiale, 60 trilioni di dollari, sarà incanalata attraverso questi nuovi ecosistemi entro il 2025. Nel solo segmento del danni, l'assicurazione integrata potrebbe rappresentare più di 700 miliardi di dollari in termini di premi lordi sottoscritti entro il 2030, ovvero il 25% del mercato globale. I principali driver sono i nuovi usi, le nuove piattaforme, i dispositivi IoT e una nuova user experience. Adesso andremo ad esporre due casi pratici, ovvero i nuovi modelli di business di assicurazione come servizio. Il caso Cover, Deliveroo e Wacom. Cover, InsurTech fondata nel 2016, che ha rivoluzionato il mercato sviluppando una piattaforma paneuropea di assicurazione as a service, ed attualmente raccolto oltre 20 milioni di euro impiegando 45 persone e presente in più di 11 paesi, ha sviluppato un'assicurazione per i riders di Deliveroo, ovvero Cover aveva bisogno di trovare una compagnia assicurativa per lanciare il suo prodotto con Deliveroo in tutta Europa, un assicuratore in grado di sostenere questo accordo commerciale in diversi paesi, così come distribuire rapidamente l'assicurazione. In poche settimane Wacom è riuscita a creare e distribuire un'assicurazione individuale contro gli infortuni e la responsabilità civile. I riders sono assicurati semplicemente accedendo alla piattaforma all'inizio di ogni consegna. Il secondo caso è il caso Revolut, una banca innovativa, un attore importante nel settore fintech, valutata 33 miliardi di dollari, è la banca innovativa di maggior successo sulla scena europea ed una delle prime tre a livello mondiale in questo segmento. Era alla ricerca di un'assicurazione per proteggere le persone nella loro vita quotidiana. Alla luce di una revisione dei suoi prodotti di pagamento, Revolut ha voluto offrire ai suoi clienti una soluzione assicurativa completa ed innovativa per proteggere i loro acquisti contro il furto, i danni, il mancato rimborso e la cancellazione dei biglietti. Al fine di fornire la migliore esperienza utente per i suoi clienti, Revolut era alla ricerca di un partner in grado di fornire soluzioni assicurative innovative in tutta Europa attraverso un'unica integrazione tecnica. Wacom e Cover sono riusciti a sviluppare e distribuire tre nuovi prodotti assicurativi completamente integrati nell'app della banca, accessibili in tempo reale e disponibili senza costi aggiuntivi per i clienti di Revolut. Infine, vi ringrazio per la vostra attenzione. In un'era in cui il comportamento dei clienti e le tecnologie sono in continua evoluzione, gli assicuratori storici devono adattarsi ed essere agili per poter sopravvivere. I consumatori del XXI secolo hanno nuove esigenze e nuove aspettative.
L'Open Insurance permette di progettare offerte su misura, digitali e flessibili, che si adattano perfettamente alla nuova customer experience. L'assicurazione non è più sinonimo solo di protezione, ma anche di servizio. Secondo l'osservatorio Open Insurance, diretto da Central Italian Insurtech Association, il 70% delle compagnie assicurative Insurtech dichiara di avere in atto sperimentazioni in campo Open Insurance, ma solo il 5% di esse dichiara di essere maturo. Questo ci dimostra che siamo ancora lontani dall'avere un'offerta Open Insurance. Ciò nonostante, sappiamo benissimo che l'Open Insurance porta con sé una grande trasformazione, ma soprattutto grandi opportunità per il settore assicurativo, poiché questo permetterà di sbloccare un grande potenziale di innovazione. L'Open Insurance consente di aprire le risorse di un assicuratore, quindi i dati, le infrastrutture, le offerte a terzi. Ciò permette sicuramente di offrire una moltitudine di prodotti e servizi che vanno a rispondere al meglio a quelle che sono le esigenze e i bisogni dei consumatori. L'Open Insurance permetterà anche di espandere le partnership, le collaborazioni intersettoriali in modo tale da creare innovazione, prodotti innovativi, poiché queste due realtà potranno mettere a disposizione le proprie esperienze per creare un'offerta su misura. Infatti l'Open Insurance è possibile grazie alle API, e con l'Open Insurance le API verranno aperte a terzi e avremo una condivisione di dati che permetterà di creare prodotti personalizzati e un'offerta più ampia per i consumatori, che avranno una scelta più ampia tra cui scegliere. Così come l'Open Banking, anche l'Open Insurance trova le sue radici nella direttiva PSD2 dell'Unione Europea, entrata in vigore nel 2019. La PSD2 consente, ha aperto i sistemi bancari tramite API a terzi, permettendo di connettersi attraverso due diversi tipi di servizi. Il primo riguarda l'Account Information Service e il secondo Payment Initiation Service. Il primo consiste nella donare accesso ai dati dei clienti, quindi l'assicuratore avrà accesso ai dati dei clienti in base a quelli che sono i suoi interessi. Può essere per verificare l'identità del cliente nel momento dell'iscrizione, per verificare e garantire la solvibilità del cliente in determinati casi specifici, e soprattutto sarà in grado di personalizzare la propria offerta. Per esempio, se l'assicuratore vede che il proprio cliente ha appena acquistato una casa, sarà in grado di proporre un'assicurazione casa al cliente su misura. Qui vediamo un esempio di Payment Initiation Service, quindi un percorso di pagamento con la PSD2. Questo è un esempio offerto da SlimPay, una fintech francese specializzata nei pagamenti. Possiamo vedere che una volta firmato il contratto assicurativo, bisogna procedere al pagamento. Veniamo poi reindirizzati su una pagina in cui vediamo una lista di banche tra le quali scegliere. Selezioniamo la banca con la quale vogliamo pagare. Accediamo al nostro conto bancario, autorizziamo e confermiamo la transazione. Una volta confermato, veniamo reindirizzati nuovamente al portale dell'assicurazione. Quindi il pagamento è confermato e andato a buon termine, e troviamo quindi un processo fluido, senza intoppi. I Payment Initiation Services consentono appunto di andare a recuperare il denaro direttamente dal conto corrente del cliente, e questo viene trasferito al conto dell'assicuratore. Questo garantisce all'assicuratore di andare a riscuotere il pagamento nel momento esatto in cui sa che il cliente detiene i fondi sul conto, e permette di offrire un percorso ottimizzato, poiché il cliente non deve andare a recuperare la carta di credito e inserire i dati, ma tutto viene fatto in modo fluido, e questo garantisce una maggiore sicurezza sia per il cliente finale che per l'assicuratore. Possiamo vedere che ci sono dei vantaggi sia per i commercianti che per i consumatori.
Per quanto riguarda i commercianti, abbiamo una disponibilità immediata dei fondi e il pagamento è irrevocabile da parte del cliente, poiché questo va ad accedere direttamente al proprio conto per trasferire il denaro. Abbiamo costi ridotti per l'assicuratore, poiché costa sicuramente meno che gestire le transazioni con carta di credito o di debito. E infine abbiamo una riduzione del rischio di frode grazie alla Strong Customer Authentication. Per quanto riguarda il consumatore, vediamo una user experience ottimizzata. Abbiamo la possibilità, viene concessa la possibilità al consumatore di connettersi da tutti i tipi di device e gli sviluppi vengono fatti con l'ottica di mobile first, poiché vediamo che vi è un aumento dell'utilizzo degli smartphone anche in ambito assicurativo. Vi è poi per il consumatore un'aumentata sicurezza, poiché ci connettiamo con il Face ID oppure con l'impronta digitale, e al consumatore viene offerta la possibilità di scegliere tra svariati metodi di pagamento e quindi maggiore ampia scelta per il consumatore. L'Open Insurance è una realtà ed è questo il momento di sperimentare per le assicurazioni, poiché abbiamo visto che ci sono grandi opportunità e vantaggi per loro. Quindi questo è il momento per le assicurazioni di aprire le porte al futuro.